Sono le 2:10 e questo rumore va avanti più o meno da mezzanotte. Perché ho pensato di chiedere un cambio di cabina, ma posso ottenere un miglioramento di quanto? Forse può aiutare qualcuno, cioè uscire dal condizionamento del gaslighting. No, ti prego, stai dicendo che sto andando a rifugiarmi nella saletta? Trauma, si chiama trauma. Trauma da gaslighting. Ok, io sto tornando giù per il funerale, purtroppo, e questa volta con la stessa nave con cui sono andata l'altra volta, stessa nave. Hai presente, non so se hai presente, ma le navi per la Sardegna sono dipinte a tema supereroi. Questa è Batman, quindi era Batman, non credo che ce ne siano due uguali, due di Batman, quindi suppongo che sia la stessa. Ma questa volta c'era la cabina a un prezzo ragionevole, perché pagare la cabina, la stessa cifra che paghi il tuo viaggio con la macchina, è eccessivo. Questa volta costava la metà, tanto che ho speso meno questa volta che la prima volta che sono. Comunque, vabbè, ora ho la cabina. Mi faccio vedere la cabina. Allora, tu entri e qui c'è l'armadio, come se ci dovessi stare 8 anni qua. E poi c'è un armadio bello grande, 4 ante di armadio. E poi ci sono i letti a castello. Chiaramente uno dei motivi per cui non lo so se costa di meno essendo in quattro, però c'è la cabina di uso esclusivo, quindi non so se costerebbe, cioè, vabbè, boh, non so cosa sto dicendo, perdonate. Comunque, questo è quanto. Qua c'è il bagno, c'è un ampio spazio per muoversi. Qua c'è il bagno, e il bagno con tutti gli asciugamani, il lavello pulito come i lavelli della nave possono essere, tutto macchiato, così. Questo è ciò che offre. Questa è la tenda della doccia. Avrei una voglia, guarda, di farmi la doccia qua dentro, che la metà mi basta, ma per fortuna non è necessario. Comunque c'è il bagno e l'appendiasciugamano, l'appendiabiti. Spegniti, chiuditi. Questa è qua la scaletta suicida. Questa settimana chiaramente non ho fatto altre riprese, però visto che il video precedente era praticamente totalmente incentrato sui viaggi in nave senza cabina, e questa volta sto prendendo una cabina, volevo offrire un termine di paragone. Ecco. Il viaggio. Oh, magari mettiamoci alla luce. Qua c'è anche un puff. Oh, puff, sporchissimo, immagina tu. Ah. Oltre piede, ma non lo tirerò fuori. Pensate come sto questa settimana, sto scendendo per un funerale, insomma. Vabbè, questa era la cabina. La traversata, per chi ha c'è una tariffa residenti, che io probabilmente all'andata mi sono dimenticata di cliccare, perché ho speso veramente una cifra spropositata. Guarda come sto messa. Una cifra spropositata all'andata l'altra volta. Ripeto, ho pagato di più l'altra volta senza cabina che questa volta con la cabina. Vabbè, è purtroppo una questione di altri pochi giorni. Se non domani notte, dopodomani notte prenderò di nuovo un'altra nave. Non ho fatto il biglietto, ma c'è posto, insomma, è mezzo vuota la nave. Ora io mangerei, è pieno di gente che sta mangiando, cioè ci dicono che l'imbarco è 2 ore prima, io sono arrivata esattamente alle 8:30 e che c'è già gente seduta accampata sui tavolini che sta mangiando la propria cena. Effettivamente io ho fame, quindi sarà quello che farò anche io e penso anche che forse metterò su un filmetto e poi andrò a letto anche io. Non lo so, questo video è così, queste 2 settimane è così. Questa settimana in particolare non ho fatto infatti nessuna ripresa. E anche perché chiaramente ogni lutto rinnova i lutti precedenti, è difficile tornare alla routine. Comunque, sempre grazie per esserci. Sono
Sono le 2:10. E questo rumore va avanti più o meno da mezzanotte. Forse prima, solo che io stavo dormendo. Perché mi sono svegliata? Forse per questo rumore c'è mare mosso. Sto impazzendo. La cosa bella della cabina è che stai per i fatti tuoi. La cosa brutta della cabina è che se c'è rumore non ti puoi spostare da un'altra parte. In un posto in cui c'è meno rumore. Tra l'altro il mare è molto mosso, quindi la nave balla parecchio. Cioè, qui sto pensando di andare a farmi un giro, ma non sarà facile andare dritti. Questo è il piano inferiore a dove sono io. Col barco là. Che più ci sono cabine, cioè le cabine hanno un sacco di cose che possono vibrare, ecco. Quindi non è proprio la scelta migliore questa delle cabine. Sono pentita? No, però sì. Bello anche. Questa è la sala in cui mi sarei probabilmente accampata oggi. E c'è una certa differenza, nel senso qua le vibrazioni sono molto molto inferiori. Diciamo che la tentazione è quella di prendere il sacco a pelo, un paio di cuscini e trasferirmi qua, almeno per un paio d'ore. Perché ho pensato di chiedere un cambio di cabina, ma... posso ottenere un miglioramento di quanto? Capito? Cioè lo sforzo di fare sta cosa, di mettermi in gioco, di rischiare che mi dicano di no, di spostare tutta la roba. E poi, cioè, piano inferiore si sentono di più i motori, si sente di più le ventole generali e comunque le vibrazioni ci sono lo stesso. Quindi non mi sembra, non so, costi-benefici, accamparsi qua mi sembra la cosa migliore. What do you think? Che tra l'altro, ah, ops. E tra l'altro ho il sacco a pelo ma non ho il materassino oggi perché, you know it, avevo la cabina, quindi non l'ho portato. C'è, cioè è in macchina, però non l'ho portato su. È in macchina perché al ritorno non ho fatto il biglietto, quindi non so se avrò la cabina. E probabilmente no. Oh wow. Capi, se viaggi di giorno almeno, di notte, la notte prima hai dormito e la notte dopo dormi, siamo a posto. Anche se passi un viaggio tortuoso, comunque hai dormito e dormirai. Invece così, uff, ho anche fame. Fame. È il punto in cui è più forte in assoluto. Forse chiedo, magari chiedo. Se poi non si può fare mi accampo di là. Mi hanno cambiato la cabina, cioè sono andata a chiedere perché ho fatto davvero il giro di tutta la nave. E, tra l'altro la volevo proprio in questo corridoio qua. Perché è più tranquillo. Chiaramente il mare è mosso anche qua, chiaramente le vibrazioni ci sono anche qua. Però, come sentite, c'è questo, ha una vibrazione decisamente diversa. Comunque, i passi, mi dispiace solo che sia così tardi,
cioè, poteva venire prima. Allora, con ordine, la prima cosa che mi ha detto quando sono andata da lui, che l'ho svegliato praticamente, è: beh, ma c'è mare mosso, la nave vibra dappertutto, sente che rumore c'è qua. Anche lì, chiaramente l'abbiamo visto, la nave vibra, c'era rumore dappertutto. Io gli ho risposto sì, però ho fatto il giro di tutta la nave e caso vuole che io sono capitata proprio in un corridoio in cui c'è un rumore particolarmente fastidioso e siccome l'ho registrato, questa passione documentaristica, gli ho fatto sentire dal video il rumore che era e lui, cioè, non è più andato avanti a dirmi niente, è andato a controllare se c'erano altre cabine disponibili. C'erano, cioè la nave mezzo vuota. E per fortuna è tornato proprio con un numero di cabina nel corridoio che avrei voluto, che io me lo sono guardato perché ho detto: allora, se mi chiedesse e quindi dove la metto, io ho un'idea di dove mi può mettere, in quel corridoio lì. Lì c'è meno rumore che dappertutto. Quindi sono guardata dove era e che numeri, da che numero a che numero erano le cabine in questo corridoio, no? Quindi quando mi ha dato la chiave mi fa: dopo questo non ho altro. Che vabbè, anche io direi così perché avrei paura che di avere a che fare con qualcuno che continua a chiedermi cambi. Cioè, c'ho mille paranoie. Vabbè, mi dà la chiave, mi fa: dopo questa non ho niente. Io guardo il numero della cabina e gli rispondo: no, ma questa dovrebbe andare bene. È nel corridoio di fronte a dove sono le cabine dei disabili. Sì, lei ci capisce. E io no, non ho il senso dell'orientamento. Vabbè, non ho il senso dell'orientamento, ma c'è anche da dire che queste navi io le conosco meglio dell'ospedale in cui mi perdo sempre, eppure vado ogni 2 settimane. Ma se mi togli dal mio reparto, come avete notato se avete visto gli altri video, io mi perdo. Queste navi è difficile, è difficile perdersi, cioè, prendo queste navi da quando ero in quinta elementare. Stesse navi, cioè cambia fuori, la dipingono, possono fare quello che vogliono, ma c'è la nave la stessa. Quindi comunque, sono messa a ridere, gli ho detto, è un po' di esperienza. Allora, certo, potevo andarci prima. A me quando le persone mi dicono così mi sembra che la facciano eccessivamente semplice, cioè estremamente semplice. Per chi? Io non credo che sia una cosa strettamente legata esclusivamente all'autismo. Io credo che sia qualcosa, cioè probabilmente qua c'è gente che no, da questa parte non c'è nessuno, da quella forse sì. Comunque, non credo che sia una cosa strettamente legata all'autismo. Parlo piano perché magari c'è qualcuno che dorme qua. Credo che sia qualcosa legato alle disabilità invisibili in generale. Chiunque, credo, ma scrivetemi se è così, se anche voi, cioè, se un'impressione mia o se condividete questa idea, cresca e viva tutta la vita con delle condizioni invisibili, è cresciuto a pane e gaslighting. Quindi siamo abituati fin da piccoli ad avere invalidato ciò che sentiamo, ciò che proviamo, i nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre sensazioni. Per cui la prima cosa che ci viene da fare quando abbiamo bisogno di lamentarci legittimamente è pensare che non verremo presi sul serio e che quindi verremo delegittimati in questo nostro diritto a lamentarci. Hola, Emanuela del futuro qui. Mi sono resa conto che sto parlando di gaslighting dando per scontato che tutti sappiamo cos'è, ma magari non è così. Quindi intervengo per fare un piccolo appunto sul gaslighting. Tecnicamente il gaslighting è una forma di manipolazione psicologica che viene fatta in ambito di abusi affettivi, diciamo così, in cui il manipolatore o la manipolatrice, l'abuser,
cerca di manipolare la percezione della realtà dell'abusato. Può avvenire in diversi modi, i più frequenti sono dirgli che ha capito male, che come sempre fraintende quello che viene detto, rimangiarsi delle cose che sono state dette o fatte, facendo supporre che se le sia inventate o che abbia capito male o che ricordi male. Insomma, è una forma di manipolazione psicologica. Ma c'è anche un'altra faccia del gaslighting, e cioè avviene tutte le volte in cui la percezione della realtà di due persone non corrisponde, e quindi chi delle due ha la percezione più aderente a ciò che percepisce la maggioranza tende a screditare la percezione della persona che ha appunto un tipo di sensibilità differente dalla maggioranza. E si è capito che questo può accadere spesso in situazioni in cui si ha una diagnosi tardiva di qualsiasi cosa in realtà, perché anche di una malattia fisica, quando tu hai una diagnosi tardiva, i genitori, per esempio, le persone che stanno vicino alla persona che sta male, pensano che la persona stia esagerando, perché riferiscono il loro sentire, il sentire della persona che sta male, al proprio sentire. Quindi, per esempio, non c'è così caldo, o hai già mangiato, non puoi avere fame, o è tanto tempo che non mangi, non è possibile che non hai fame. Tutte queste cose così, in base alla propria esperienza. Ma magari stanno avendo a che fare con una persona che ancora non è stata diagnosticata, il cui problema ancora non è stato individuato, e che quindi, essendo individuato in età tardiva, o non avendo la persona che fa gaslighting involontario tutti gli strumenti per legittimare le percezioni e la sensibilità di questa persona che sta male, tende a invalidare le sue percezioni, le sue sensazioni, i suoi malesseri e le sue rivendicazioni. Questo chiaramente, se avviene nei casi di una malattia invisibile, non diagnosticata o anche diagnosticata ma di cui non si capiscono bene le implicazioni, figuriamoci se non avviene nel caso di persone autistiche che non sono state diagnosticate, ma in realtà anche che sono state diagnosticate, perché si ha una scarsa conoscenza dell'autismo, e quindi si tende sempre comunque ad usare se stessi come metro per giudicare la legittimità delle rivendicazioni delle altre persone. Ma le altre persone hanno una percezione, una sistemizzazione del pensiero diversa dalla maggioranza, e quindi questo, non ci sarà mai corrispondenza, e quindi chiaramente se un punto di vista si impone sull'altro si crea il fenomeno del gaslighting. Inoltre, nel caso di persone che vengono percepite o che percepiscono di essere un peso per gli altri, come accade per persone che hanno una malattia cronica, una disabilità o sono diverse o creano problemi agli altri, e quindi sono abituate a essere considerati un peso, o che le loro caratteristiche sono un peso per gli altri, ciò che si creerà sarà il fatto che quella persona cercherà di disturbare il meno possibile. Qui si attiva il fenomeno del masking, ma entriamo in un territorio estremamente complesso, quindi per il momento, per questo video, fermiamoci ai condizionamenti da gaslighting. Torniamo al video. Ed è una cosa estremamente difficile da superare, soprattutto quando sei stanco. Ora, io ho dormito un paio d'ore e mi sono svegliata probabilmente per il rumore, quindi per un bel po' ero in una condizione di appena sveglia, no? Di sonno disturbato, quindi già non ero pronta e reattiva a fare la cosa che avrei dovuto fare. E poi, siccome sono stanca, vengo da un periodo di estrema stanchezza, ho tergiversato tanto, ho pensato vabbè, non dormo, a soluzioni alternative pur di non affrontare la possibilità di venire invalidati. Pensa il trauma, va bene così. Vabbè, mi sono guardata due episodi salvati su Netflix, perché per questi viaggi mi sono salvata un po' di cose su Netflix, perché ci sono posti in cui internet non prende e non ho la lucidità di lavorare, e allora Netflix. Finiti questi ultimi due episodi che avevo salvato, non c'era più niente, non sapevo più dove girarmi, e quindi le possibilità sono: la prima è autolegittimare il motivo per cui mi sto lamentando, quindi fare davvero il giro della nave
rispondendo alla voce nella testa che dice no, ma ce la fai, ma tanto mai così per tutti, ma babababa, che so che è la mia voce, ma è anche una mia voce condizionata da tutto ciò, da anni, 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 43 lunghi anni di gaslighting. Quindi fare il giro di tutta la nave e verificare effettivamente che non in tutta la nave c'è quel rumore lì, ci ho messo un po', dopodiché trovare il piano B. Se non va bene, perché se tutti lamenti, se io mi fossi lamentata, non mi avessero dato l'altra cabina o mi avessero chiesto dei soldi, che no, non lo fanno mai, ma se non avessi ottenuto un'altra cabina o se l'altra cabina che avrei ottenuto sarebbe stata peggiore, uguale o peggiore di quella da cui stavo andando via, avevo bisogno di un piano B, perché altrimenti mi sarei sentita doppiamente vittima. Cioè, ho fatto questo sforzo, mi sono esposta e ho ottenuto, cos'è ottenuto? Niente, brava, tutta questa fatica per cosa? Capito? Quindi ho dovuto trovare una saletta in cui, male che vada, mi sarei rifugiata nel caso non avessi ottenuto un'altra cabina o nel caso l'altra cabina che avrei ottenuto sarebbe stata uguale o peggiore da quella da cui stavo andando via. Ora, vi sembrerà estremamente calcolato, nella realtà dei fatti lo sto razionalizzando adesso per raccontarlo a voi. In realtà ha funzionato così in maniera del tutto spontanea. Cioè, spontaneamente io per fare questo passo ho avuto bisogno di compiere dei passi precedenti. Forse può aiutare qualcuno, cioè uscire da questo circolo del condizionamento del gaslighting. Hai bisogno di fare dei passi intermedi. Non so se può essere utile a qualcuno, ma per me è stato utile verificare, avere le prove che questa cosa che sento è reale, che non me la sto immaginando, che può essere riconoscibile anche per gli altri, cosa che c'è da dire, non c'era bisogno che fosse, cioè se semplicemente io provo un disagio ho diritto a... Questa è nuova. No, ti prego. Stai dicendo che sto andando a rifugiarmi nella saletta. Ma è il bagno. No, vabbè, aspetta un attimo. Parliamone. Vedi che piano B era utile? Comunque, dicevo, non c'è bisogno, cioè se una cosa è vera per me, se io provo fastidio, provo disagio, non c'è bisogno di avere le prove che questo disagio sia riconosciuto anche dagli altri. Non ci dovrebbe essere bisogno. Ma capisco perché lo provo in prima persona, in alcuni casi è utile verificare, è utile, non so come dire, se... non lo so, credo che in alcuni casi io abbia bisogno di verificare questa cosa. Perché anch'io sono insicura rispetto a ciò che sento, ma penso anche, chiaramente lo penso nei confronti degli altri, nei confronti miei è molto difficile, penso anche che se una cosa mi crea disagio non ho bisogno di prove, cioè gli altri dovrebbero credermi e basta. Non sono a quello stadio. Questo è l'obiettivo finale, far valere i miei diritti anche quando non sono tangibilmente provabili a persone che hanno percezioni e sensazioni diverse dalle mie, ma al momento siamo in questa fase intermedia. Quindi, per chi mi ascolta, sappiate che non avete bisogno di prove, ma capisco se invece avete bisogno di prove. Ecco, mettiamola così. Arriverà un giorno in cui riusciremo a chiedere aggiustamenti, accomodamenti e aiuti senza bisogno di questo, perché quello che sentiamo è legittimo indipendentemente dal fatto che gli altri sentano le stesse cose. Sono le 3:25. Sono riuscita a fare un discorso estremamente complesso
Non so se sono stata chiara, fatemi sapere se sono stata chiara. Ora, chiaramente c'è la rovescia della medaglia, che per fare tutto questo mi sono attivata talmente tanto che ora sarà difficile dormire. Ma questo non vuol dire che non ci proverò moltissimo. Tra l'altro, una cosa che non vi ho detto è che la cabina in cui mi hanno spostato è esterna, quindi ho l'oblò. L'oblò! Non si vede niente perché è notte, però ho l'oblò. Infatti anche il parquet, la moquette è diversa, perché queste cabine esterne costano di più. Quello che pensavo, mi avrebbero chiesto soldi. No, non, in genere non chiedono soldi, basta, andiamo a letto. Sono dimenticata di dire che quando sono andata a restituire la chiave della vecchia stanza, perché chiaramente ho tenuto entrambe le chiavi per fare il cambio della roba, lui mi ha detto che è andato a controllare tutto il corridoio, e così io. Esatto, tutto il corridoio è così. È lì che mi ha detto: mi dispiace solo che sia così tardi. Hai ragione, amico, hai ragione. Trauma, si chiama trauma. Trauma da gaslighting. Vi ringrazio di essere rimasti con me fino a qui, di avermi fatto compagnia in questi giorni, in questo periodo così, un po' così. Ma fatemi sapere, aspetto i vostri commenti sul vostro rapporto con i viaggi in nave, in particolare con i viaggi in nave. E noi ci vediamo la prossima volta. Nel frattempo prendetevi cura di voi e vi auguro buon proseguimento di qualsiasi momento della settimana stiate guardando questo video. Ciao! Prestare attenzione, sta piovendo, prestare attenzione sulla rampa di uscita dalla nave.